Uno sbarco difficile, quello della nave Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee al porto di Salerno. Il forte vento e il mare decisamente mosso hanno complicato e allungato non di poco l'attracco al molo dell'imbarcazione umanitaria, nonostante l'aiuto di alcuni mezzi della Capitaneria di Porto. A bordo 92 migranti soccorsi nel Mediterraneo nei giorni scorsi. Tra i profughi tantissimi minori non accompagnati, 44 in tutto accolti a terra insieme agli altri, anche dai volontari della Caritas che hanno offerto cibo e acqua, ma anche indumenti puliti e soprattutto asciutti. Un'operazione finita bene, commentano da SOS Mediterranee, ma in mare, al largo delle coste nordafricane, chissà ancora quanti barconi in questo momento hanno ancora bisogno di aiuto. Proprio come il peschereccio in difficoltà che naviga a stento in balia delle onde a circa 100 miglia dalle coste libiche in zona SAR maltese con a bordo 500 migranti. Era stato segnalato ieri da un aereo di Alarm Phone e questa notte la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere è riuscita a raggiungerlo, ma le condizioni proibitive del mare hanno impedito il soccorso. Poco fa alcuni gommoni della ONG sono riusciti ad abbordare il natante, consegnando quantomeno diversi salvagenti. Sono in questo momento le autorità della Valletta ad aver assunto il coordinamento delle operazioni, proprio come indicato ieri anche dal Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo di Roma. E sono stati invece tutti portati in salvo a Lampedusa con un elicottero della Guardia Costiera. I 32 migranti, tra cui 4 donne e un bambino, rimasti bloccati per oltre 2 giorni sull'isolotto di Lampione, dove erano approdati con un barchino partito dalla Tunisia. Occorre non criminalizzare la povertà. Occorre che l'Europa affronti seriamente il problema dell'immigrazione e che l'Italia continui a fare la sua parte nell'accogliere, ma bisogna urgentemente trovare la modalità di affrontare questo nodo, perché non si può continuare a respingere, non si può criminalizzare di fatto le ONG, bisogna sentire che abbiamo il dovere di accogliere, di salvare le vite. Che ci vuole una volontà politica internazionale per affrontare questo problema dell'immigrazione, che è un problema non emergenziale, ma è un problema che dura da tempo.